Eccola. Bravissima. Ok. Eccola. Vai, bravissima. Vai, e due. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buongiorno a tutti, oggi siamo in compagnia della bellissima Rebecca ed è qua per un trattamento osteopatico. È una teta di... di nuovo, è guarda la finestra, fa un bel respirone. Fuori. Ok, giro ancora un po', ci sono anche i piedi, bravissimo. Dolori non ne hai? No. Ok. Un altro respirone. Fuori. Molto bene. L'ultimo. Fuori. Ok. Piegati in avanti, vai a toccare la punta dei piedi. Giù, 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 giù. Torna su. Ok. Senti bello libero quando scendi o senti qualche punto in cui rallenta un po' il movimento? Riprova. Sì, abbastanza libero. Abbastanza libero, no? Torna su, non senti di tirare o fastidio qua? Sì, forse in realtà per una parte sopra della schiena. Sì. Ok, braccia dritte, guarda me e spingi verso l'alto, spingi verso il basso, spingi verso il fuori, spingi verso il dentro, verso il bravo. Stop. Qualche blocco però ce l'hai, eh? Ti alleni quanti giorni a settimana? 3-4 volte a settimana. Un bel respirone, fuori, ancora, fuori, ok, gira il collo a destra, come per guardare a destra, dimmi cosa vedi di me, mano gomito spalla, mano gomito spalla, viso, mano gomito, ok, gira a sinistra, mano gomito spalla, ok, perfetto, allora di qua dobbiamo liberare le tensioni perché non riesci bene a ruotare la destra, che mi spiegherebbe anche il perché dovevo andare in questa zona. Magari hai fatto qualche bracciata di troppo. Se ti metto in questa posizione hai dolore? No. Se ti tiro in avanti hai dolore? No. Ok. Se comprimo questo punto hai male? Se comprimo questo punto hai male? No. Se comprimo questo punto hai male? Forse. Qui? Anche. Qui? No. Qui neanche? No. Ok. Un bel respirone. Fuori l'aria. Fuori l'aria, l'ultimo, fuori l'aria, bravissimo. Ancora, ok, respira più normale adesso. Grazie.
Sei mancino o sei destra? Destra. Destra. Un bel respirone e ne è fuori. Bravo, altri due così. L'ultimo. Molto bene. Allora, pancia in su, la muscolatura è buona, eh? Giustamente. L'atleta è un bel complimento. Allora, ti chiedo di alzare l'arco dritto o destro sinistro con la gamba giù. Okay. Vai su, in giù, fallo un'altra volta e memorizza quanto è pesante. Giù. Ora, se io schiaccio verso l'interno la testa, alza allora, è più pesante, più leggero uguale. Un po' più pesante. Ok, se invece porto verso di me, è più pesante. Più leggero. Ok, perfetto. Prova. Ora, torna pesante, poi più leggero lo stesso. Ok, se invece faccio così, vai. Allora andiamo qua. Mi hai preso colpi a fallo? Ma magari è passato qualche giorno. Ok. Allora, cominciare proprio da qua, a liberarti. Ti faccio queste manovre, sentirai il rumore, sì. Non fanno assolutamente male, però sentirai molto il rumore, perché sei molto bloccato. Quindi non ti spaventare, vieni un po' più indietro. Stop, ora aspetta che ti alzo per bene, se no ti tiro tutto. Allora, serve la morbida, morbida, morbida. Uno. E due. Traumatico? No. No? Bene. Vieni un po' più vicino a me. Vieni, vieni, braccio, braccio. Spalla, spalla, anche qui sentirei dei rumori, eh. Bella morbida, inspira, fuori l'aria, inspira, fuori l'aria. Bene. Poi, fianco verso di me, morbida, morbida, gomito, gomito, testa rivolta verso l'alto, ti sentirei cadere ma non cadi, stai bella molle. Inspira, fuori l'aria. Hai visto? Più che visto hai sentito? Gira di qua. Più o meno qui la stessa cosa, eh? Vieni un pelo più vicino al sedere. Stop. Un braccio qua. Gamba qui. Questa volta porti fuori e giri. Un braccio a me. E la testa questa volta ruotata così, giù la gambetta, inspira, fuori l'aria, benissimo. Questa è la parte che odiano tutti in realtà. Piega, poggia, morbida, inizio. Morbidissimo.
mano dietro al collo, così, inspira, fuori l'aria, bene, ora questa mano sul pettorale, questa sul gomito, sempre bella morbida, e inspira, espira. Non sporchietti. Ok. Seduta con le gambe verso la scrivania. Gira a sinistra il collo. Dimmi cosa vedi di me. E un gomito spalla. Perfetto. Molto bene. Fammi un respirone. Fuori. Fammi un respirone, fuori, metti le gambe di qui, brava, sedere vicino a me, quindi spostati più qua, mani incrociate dietro al collo. Ora chiudi i gomiti, testa in giù, morbida, inspira, fuori, lasciati cadere. Ok, le gambe di là, non è che abbiamo quasi finito, resisti. Allora, mano destra sul fianco a questa altezza qua, col pollice indietro, così, bravo. Quando lo dico io, mi dai una gomitata verso l'indietro, un colpo secco molto veloce, pronta, vai, bravo, giù. Respironi con spalle avanti, bocca aperta, vai. Brava. Super. Allora, ci siamo. Ho tolto tutto. Avevi qualche rallentamento meccanico, te l'ho liberato, così il muscolo lavorerà meglio. Sarai più performante e quei piccoli compensi che hai creato andranno via tutti. Oggi e domani avrai un po' di fastidio, se riesci a non allenarti. Basta, direi che hai superato la prova. Grazie. Ok, fammi solo vedere la forza, ci siamo. Braccia dritte, guarda me, spingi verso l'alto. Spingi verso il basso, verso il fuori, verso il dentro. Ok. Oggi siamo in compagnia di Rossella e facciamo un trattamento osteopatico. Rossella, girati verso la finestra, dimmi se hai dei dolori, dei fastidi. No. Oggi niente? No, oggi niente. In generale stai bene? Senti dei punti un po' più tesi? Sì, la parte del collo tendenzialmente. Questa zona qui? Sì, forse perché sono andato al computer. Ok, anche questa quindi? O solo verso qua? Solo verso qui. Ok, va anche verso l'alto, verso la testa, mal di testa, niente? Mal di testa, a volte no. Poca roba, ok. Trapezi? Beh dai. No, posso. Abbastanza morbidi. Fai sport? Sì, vado in palestra. Mm-hmm. E fino al mese scorso facevo pattinaggio su ghiaccio. Oh, bellissimo. Sì, ora è finita la stagione. Sì? Che fai, singolo, doppio? No, singolo, lezioni sì, private. Bello. Allora, vai giù a toccarti la punta dei piedi, brava, torna su, giù di nuovo, torna su, qualcosina c'è da togliere. Allora, valutiamo un po' la forza, braccia dritte avanti a te, allarga un po', guarda me, spingi verso l'alto, brava, spingi verso il basso, spingi verso il fuori, spingi verso il dentro, bene. Quello che sono anche. Esatto, esatto. Bello però, dai. Sì, molto creativo. Dai, che voto dai a questo studio? Beh, dai. Devi darlo alto perché sennò ti scrocchio malissimo. No, no, ha fatto una bella impressione. Ok, meno male.
In realtà chissà cosa sta pensando. Allora, gira il collo a destra. Ok, dimmi cosa vedi di me. Mano, gomito, spalla, mano, gomito, spalla, viso. Allora, mano, gomito e poca spalla. Ok, gira a sinistra. Aspetta che ti sposto stavolta i capelli di qua. Stessa domanda. Uguale a prima, Quindi mano, gomito, spalla. spalla, ok, torna al centro. Mi fai un bel respiro nella bocca aperta. E fuori. Un altro. Brava, fuori. Giù le gambe, perfetto. Quanti anni hai? 28. Quanto sei alta? 1,73. Un altro respirone. Un altro. Perfetto, respiro pure normale. Mangi bene, mangi male? Non puoi mentire. Non posso proprio Non mentire. puoi Non mangio in modo troppo sano, mentire. ma neanche Ok. Ok, troppo. una via di mezzo. Sì, dai. Ok, allora con la gamba dritta spingi verso l'alto, quindi non piegarmi il ginocchio, vai, spingi, stop, brava, spingi, spingi ancora questa, ok, liberando il punto diventi forte su quel punto Quindi sulla destra sono. lì. Sì, yes, vuol dire che c'è qualche vincolo meccanico che non sta facendo lavorare bene la struttura. Anche se tu dovessi essere destra. Infatti. Disegni molto con la tavoletta grafica, il PC, tutta sta tenendo Sì, avanti. tutto nuovo, Potrebbe essere sicuramente. normale. Purtroppo è un bel lavoro, a livello posturale è un lavoro che ti limita Sì. tanto. Una cosa con un trattamento ogni tanto, se ti fai fare uno sblocco, cioè, liberi la colonna, non avrai mai problemi. A lungo andare con questi blocchi qua, invece, il corpo lavorando male, scatena dei compensi, poi inizi a vedere il dolorino qui, il dolorino di là, mi fa male il polso, mi fa male il gomito. Sì. Quindi fatti semplicemente tenere bella libera ogni tanto, senza fare trattamenti infiniti inutili, ma una volta ogni 2 o 3 mesi ti fanno sblocco, sei a posto. Allora, cominciamo dal collo, che è quello più bloccato. Vieni un po' più su. Allora, non sentirai dolore. Brava, giù sdraiata, anche i capelli che sono lunghissimi. Non sentirai dolore, solo rumore. Ti spaventerà magari il rumore, ma ti assicuro che non fa male. Qua è male? Un po' sì. Qui? Più qui? Ok. Mi sa più qua, sì. Ah, quando vuoi sono pronto, dimmi tu. Vado? Sono rilassato. Bravissima. Uno. E due. Direi che eri abbastanza bloccata, cosa dici? Dolore zero, vero? No, Visto? niente. È È più il proprio. È più il rumore. rumore che spaventa. Allora, mano sulla spalla, gomito, gomito allineata. Anche qui sentirai un rumore sotto la schiena, eh? Anche questo non fa male. Inspira, fuori l'aria, morbida, morbida. Eccola, torna al centro. Spingi verso il muro. Vedi cosa tieni? Spingi verso l'osso. Vedi che non c'è di più. Era proprio solo un blocco. Sì, prima mi sembrava di fare uno sforzo enorme, Esatto. pure. Senti anche il piede che rumoracci. Ok. Sai che purtroppo
stare alla scrivania è comunque un lavoro antiposturale, quindi. Oppure prendo una sedia bella comoda, però. Ma se fai tante Tendo quante ore fai seduta? 8, a Vedi. volte anche di più. Il problema è che tendo comunque ad avvicinarmi al computer, quindi a non star seduta giusta, Ok. comunque. E perché ti ripeto, o ti fai sbloccare una volta ogni tanto oppure molto stretching. Quindi, siccome la postura seduto comunque ti comprime, tu con lo stretching allunghi. Sì, Però poi come vedi quando c'è il blocco devi manualmente fare devi. Eh sì, poco. esatto. Ecco, una cosa che sbaglio è magari saltare lo stretching in Lo so, palestra, ma saltano posso tutti, studiare. È una cosa di tanti, se non tutti. Ma perché è noioso. Sì, però si dovrebbe. Però è un toccasana in realtà. Però non ti posso sgridare perché sono così anch'io, quindi. Ok, morbida, gomito, gomito, collo all'insù così. Giù bella morbida, bravissima. Inspira, fuori l'aria. Eccola. Fianco di qui. Sì. Stessa cosa, quindi vieni vicino col sedere. Piega. Così, gomito, gomito, così, e questa più così. Inspira, fuori l'aria. Ok, pancia su. Bene, abbiamo tolto un bel po' di cosette, Mi sa di sì. Morbida, morbida. Morbida, morbida. Ok. Bene, mettiti seduta. Adesso ti girerà un po' la testa, non preoccuparti. Gambe di là. Così. Ruota a sinistra. Ok. Allora, mano sui fianchi. Un po' più in alto. Brava. Quando te lo dico io, mi dà una bella gomitata all'indietro. Bravissima. Uno, vai, e due. Sei croccante. Ah, come si bella in bolla adesso. Come mamma. Termine, esatto, termine architetto ti dico bella in bolla. Mi fai ancora un bel respiro in bocca aperta e fuori l'aria. Ok, su in piedi. Adesso guarda di qui, fai un salto. Ok, rimettiti a pancia in su. E vediamo se ha mantenuto quest'arto forte. Dritta, spingi verso il muro e spingi verso quest'osso. Ok, vedi, buono. Seduta. Quindi consigli se non stretching non te ne do. Adesso vedi che sei bella dritta. Quindi non hai problematiche particolari, allunga e quando fai stretching attenta a non andare in apnea. Quindi respira sempre. Perché sennò il vizio poi è, cioè lì ottieni l'opposto, il muscolo si contrae di più, quindi piuttosto non farlo. Poi respirazioni anche molto profonde, 90 secondi per allungamento vanno benissimo. Il resto dai, promossa. Oggi siamo in compagnia di Virginia e Ciao. faremo un trattamento osteopatico. Allora, mettiti in piedi, poi guarda me di qua, dimmi se hai dei fastidi particolari, se hai dei dolori particolari. In questo momento dolori particolari no, ogni tanto mi danno fastidio un po' alle spalle, Ok.
Giù le braccia, brava. Senti tensioni durante la giornata? Magari quando sto tanto seduto alla scrivania un po' il collo, ma per il resto. Ok, che lavoro fai? Sto facendo tirocinio, sto studiando biotecnologia del farmaco. Ah, bellissimo. Tosto. Abbastanza. Stai molto seduta? Sì, sia davanti al computer che in laboratorio, quindi un pochino. Ok, quando ti viene questa tensione ti arriva anche fino alla testa, senti dolore alla testa? No, Ok. solo la parte del collo un po' che si era da qua dietro. Hai una buona forza, braccia dritte, guarda me, spingi forte in alto, spingi forte in basso, spingi fuori, spingi dentro. Fai sport? Facevo sport, prima giocavo a pallavolo a livello agonistico, adesso ho smesso da quando c'è stato il Covid, però continuo a allenarmi un pochino da sola, 2 o 3 volte a settimana. Ok, qua ti faccio male? No. Qua ti faccio male? Un pochino di più. Qui? Più Sì. qui o più qui? Più Più di là. a destra. Ok, più qui o Sì. più qui? Ok, Più di qui, ma mi fa male anche di là. più qui o No. più qui? No, lì ho troppo male. Più qui o più qui? Ok, A sinistra. più qui o più qui? Ok, Ma entrambi. basta, questa è la parte più fastidiosa del trattamento, il resto è più gestibile. Gira, 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 gira. Hai dolore? No. Già stai scrocchiettando un po', senza neanche toccare, fantastico. Vedi che sei bloccatissima. Allora, mettiti a pancia in su, che per... Stai bella morbida con la gamba, brava. Hai dolore, fastidio? No. Piega. Neanche così. Giù. Piega. Giù. Braccio su, anche l'altro. Gira internamente. Spingi verso dentro. Giù. Mi fai un bel respiro nella bocca aperta, vai. Fuori. Di nuovo. Fuori. Buono. Proprio in alto il problema, sono tesa solo in alto. Guarda, qua come inclino bene di qui, guarda come di qua non riesco più ad andare. Qua c'è un bel blocco biomeccanico, eh. No, non troppo male. Qua ti faccio male? Sì, un po' di più. Ok, se comprimo qui, questo scende uguale. Scende. Ok, allora metti due dita qui. Sta bella morbida. Senti crack, non spaventarti, molle molle. Ok, uno, c'è un altro. Ok. Giù. Ho sceso questo uguale come È dolore. sceso. Ok. Mettiti un secondo seduta, come eri prima, quindi con le gambe di qua. Stai super morbida. Pancia su. Sei croccante. Ok. Queste spalle in avanti vanno corrette, eh? Sei proprio in avanti con un accorciamento Soprattutto del la pettorale. destra. Allora lì ti do dei consigli poi per allungare bene. Prima bisogna fare queste manovre perché tolgono quei vincoli che non ti permettono poi di andare indietro. Poi gli esercizi lo correggi tranquillamente. Dovrei essere un po' costante quello sicuramente, però se ci metti, ti metti di impegno lo correggiamo. Sempre col resto stai bella morbida, stai bella rilassata. Sulla testa a me, brava, inspira, fuori. Vieni seduta.
Gambe dritte. Vieni più vicino a me. Vieni, 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 vieni. Stop. Mani incrociate dietro la testa. Brava. Chiudi i gomiti. Piegati tutta in avanti. Stop. Inspira. Lasciate cadere in giù. Fuori l'aria. Eccole qua. Giù. Sei un cracker. Mamma, schiacciatina. Parola chiave nei commenti di oggi, schiacciatina. Braccio su, dritta bene, spingi verso l'interno. Ok, ora vieni sul fianco verso di me. Qua ti sentirai cadere, non cadi, quindi stai bella molle, vieni un po' più vicina. Un braccio qui, piegami la gamba sopra, raddrizza la gamba sotto. Gomito, gomito, testa rivolta verso l'alto, super morbida, brava, inspira, fuori, fianco destro, ok, brava, anche il ginocchio è partito, inspira, fuori, ok. Vabbè, così te lo posso abbonare. Basta che non alzi il braccio e basta che non dormi a pancia in giù. Se schiaccio qua ti faccio male? No. Qui? No. Qui? Un po'. Qui? Un po'. Hai un po' le caviglie bloccate, sì. Strano. Te l'hanno già detto? Sapevi già? Sì, lo sento. Sì, eh? Mi fai ancora il respirone di prima con la bocca aperta? Fuori. Di nuovo. Fuori. Ok. Allora, vieni leggermente più in qua e metti questa mano dietro il collo. Bravissima. Stai bella morbida. Anche qua se senti rumore non preoccuparti, eh. Inspira. Fuori l'aria. Eccolo. Vai tutta più in là. Mano dietro qui. Inspira. Fuori l'aria. Ok. Che il braccio è bello rigido. Come sei più comoda tu. Ok. Questo non è piacevolissimo, eh. Qua hai dolore? Sì. Qua hai dolore? Meno. Qui hai dolore? No. Qui hai dolore? Bene. Un po' più indietro, mano sui fianchi. Pollice, bravissima, un po' più su. Rilassa le spalle. Ora, quando te lo dico io, mi dai una bella gomitata all'indietro. Okay. Deve essere un colpo velocissimo, eh. Vai. Bravissima. Vai. Ok, questa è buona. Giù. Allora, rilassiamo un po' le spalle. Vedi che già adesso sei più indietro. La destra, quella che sopra. Vedi che sei già più dritta. L'unica cosa è che qua, se non mi fai degli allungamenti sul pettorale, ti torna tutto come prima. Dobbiamo proprio correggere, devi stare così. Non provare neanche a farlo forzatamente, nel senso, quando ti senti storta, sì, puoi dire, ma nah, devo stare più dritta, tiro indietro le spalle, tanto non funziona. No. Devi proprio fare esercizio per allungare davanti. Sì?
passato. Niente, quanti anni hai? 23. Ok, in realtà ne hai 82, eh? No. Ok, allora fammi una camminata, una passerella avanti e indietro. Dimmi se hai fastidi particolari. No. Ok, seduta. Rivediamo la forza. E abbiamo finito. Braccia dritte. Spingi verso l'alto. Spingi verso il basso. Molto bene. Spingi verso il fuori. Spingi verso il dentro. Il tuo corpo funziona molto bene. Era solo un po' ingrippato. No, no. Bene, bene. Allora, girati verso la finestra. È la prima volta che mi capita, non posso dire doppiatrice, una studentessa di doppiaggio e recitazione. Sono veramente contento. Esercizi vocali ne fate, non ne fate? Sì, sì, cioè per riscaldare la voce specialmente prima di entrare in studio di doppiaggio. È. Sì, sì, per forza. Ma devo farti mille domande io, in realtà, oggi. Allora, piega il collo in avanti. Vai giù, 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 ok, vai giù, toccati la punta dei piedi, torna su. Non male, mettiti seduta, spingi verso l'alto, spingi verso il basso, verso il fuori, verso il dentro. Bella forza, è buona. Tensioni particolari non ne hai, giusto? No. Ok. Anche bella lassa, direi. Fai sport? Scio. Altre cose fatte in passato? Danza classica, moderna, pallavolo, nuoto, tennis. Ok, va bene. Ne cambiamo uno all'altro. Ok. Beh, esperienze. Pancia su. Vai. Mangi bene, mangi male? Sto cercando di mangiare più sano. Ok. Male qui? No. Male qui? No. Male qui? No. Male qui? No. Ok. Dai, il doppiatore preferito. Voglio saperlo. Ecco, ti metto in difficoltà davanti a te. Non lo puoi dire. Oddio, giuro. È fighissimo. Pazzesco. Vabbè, mi piace un sacco, sarà scontato, ma Luca Ward, la sì, voce di Luca Ward, certo. È una cosa incredibile. Vabbè, per quello a me piace molto anche Angelo Maggi, che è il doppiatore di Robert Downey Jr. Ok, ok. Anche lui secondo me è una gran bella voce. Sì, anche Pino Insegno. Sì, 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 sì. Ha fatto un sacco di bene, sono voci spettacolari. Beh, anche Christian Jansante, che è uno dei gestori della scuola dove studio, che è il doppiatore di Bradley Cooper, okay. Di Rocket, di Guardiani della Galassia, eccetera. Lui quando lo senti parlare normalmente ha un accento romano fortissimo. Poi togli. Poi entra in studio e cambia completamente. Anzi, ci ha fatto sentire mentre doppiava una battuta di Rick e Morty, perché lui doppia Rick. Ok. È stato esilarante, fortissimo. Yeah. Sì, ma che figata, proprio. Sì, sì, è troppo bello. Vero? Vengo quest'anno qui e basta, finisco a giugno. Ah. Che spettacolo. Con la voce non hai problemi, il reflusso, non hai... No, no. Non ti si spezza la voce, non fai spesso queste cose qui? No, quello no. Ok. Anche perché ci hanno detto a doppiaggio di non farlo mai. Esatto. Perché rovina le corde vocali. Esatto. Piuttosto bevi un goccio d'acqua se ti senti... Un goccio d'acqua oppure usare il vocal fry, che è questo. Sì, sì, lo so. Per riscaldarla, molto i trilli, questi sì, movimenti però qua. Però i doppiatori dicono che il frying serve per riscaldare la voce, mentre sì, gli insegnanti di canto ti dicono che serve per raffreddare le corde vocali. È vero, quindi, bravo. Pancia giù e gli dici, chi è che ha ragione? Sì, infatti, non saprei esattamente a chi credere. No, più adesso così. Yes, bravo, okay. Braccia dietro. Allora, in realtà ha ragione tutte e due, perché puoi usarlo sia come defaticamento, sia come attivazione. Quindi hanno ragione entrambi, dipende semplicemente da quanto dura il fry che fai. Ok,
ci stavo litigando con un mio amico che fa canto su questo Sì, coso. E il fry nel canto lo utilizzano per sporcare anche la voce, che teoria anche i doppiatori dovrebbero fare così, no? Se non usate il fry vi fate male, urlate, no? Infatti ci Cioè ho le scene di pensato. rabbia, le scene di urli, o usate il diaframma Il o il diaframma, vocal fry o è un l'esercizio del disastro. diaframma. Infatti ci fanno fare un sacco di esercizi di respirazione diaframmatica e di allenamento del diaframma. Da quello anche la recitazione, non solo al doppiaggio. Certo. Mi capita una doppiatrice, una quasi doppiatrice. Allora, senti un po', cominciamo a liberare qualcosa qui. Cosa Andiamo. dici? Pancia Sì. sopra, vai. Sai che comunque le corde vocali sono alimentate dai muscoli, quindi sei tesa qui, sei tesa sopra, dentro lavori male. Quindi questo aiuterà anche per la voce. Sentirai un rumoraccio, ma non fa male. Pronta? Bella morbida. Brava. Morbida, morbida. Bravissima. È strano, È strano, ma è piacevole. vero? Vero? Si ha un po' paura quando non si fa, ma vabbè, la prima volta, il resto poi diventa una droga, la vuoi sempre. Morbida, morbida. Morbida, morbida. Inspira. Fuori l'aria. Inspira. Fuori l'aria. Ok. Fianco sinistro, quindi di qua. Un braccio qui, piega, così, gomito, gomito, lasciati cadere, brava, dentro bene l'aria e fuori. Girati di qua, fa strano, Sì. giù, 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 inspira, fuori, eccolo là. Fuori l'aria. Dentro. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro, fuori, brava, dentro bene, ok, ora mi fai un'ispirazione e butti fuori con la S. Dentro bene l'aria, fuori, dentro, fuori. Dentro, ok, seduta. Adesso ti girerà un po' la testa, eh. Personaggio che ti piacerebbe doppiare? Dai. Allora, degli anime, probabilmente qualcuno tipo Deku, che è il personaggio principale di My Hero Academia. E se dovessi parlare di attori a livello proprio di attori persone, la mia preferita è Audrey Hepburn, quindi forse lei, o anche Meryl Streep. Però vedo che la voce è un po' troppo giovane per fare Si può alterare la voce, dai, ce la puoi fare. Provate a sì. doppiare. Sì, ci mettono una scena, noi la possiamo guardare una volta e poi abbiamo di fronte il leggio con
il dialogo e dopo che l'hai visto una volta devi bloccare subito. Solo una volta? Vabbè, il primo anno ce lo faceva vedere magari anche 2 o 3 volte, poi ci faceva fare una prova a vuoto di lettura e poi ci faceva iniziare. Adesso che siamo al secondo anno, però invece lo guardi una volta e poi doppi. Allora, quando montiamo questo video, tu farai la mia voce e io farò la tua voce. Ci sta, va bene. Ma dai, sarebbe una bella cosa. Probabilmente contratta o la mattina sei tendenzialmente a posto? No, in realtà anche la mattina mi sveglio che sono contratta così, ma Cuscino, da quanto probabilmente... tempo ce l'hai? Il Com'è? cuscino, da quanto tempo ce l'hai? Ok, Da qualche anno. più di 5? Sì. È Ok, cambio cuscino. però uno di quelli... Memory. Sì. Io direi di cambiarlo così che l'appoggio Tiene sul collo venga in maniera più corretta e non ti porta in tensione qua, perché se ti svegli la mattina che hai già tensione, o era il blocco che avevi o non mi sei comodissima sul cuscino, cioè non ti sostiene la colonna. Infatti io il cuscino tendo sempre a ripiegarlo perché così quando mi sdraio lateralmente non sento l'infossamento del collo, ma sono più Ok. Allora dritta. quello lo andiamo a cambiare. Il resto devo dire che è solo un po' biomeccanicamente bloccata, ma cioè poca roba, eh. Abbiamo tolto tutto. Allora, braccia dritte. Come prima, spingi in alto. Spingi in basso, spingi in fuori e spingi in dentro. Super. Bene, direi che ci siamo. Oggi e domani avrai un po' di fastidio, non ti Ok. preoccupare, è normale. Cambiamo il cuscino così togli le tensioni. E lavora molto con il diaframma anche come esercizio proprio respiratorio. La S, la F, tutte cose che già saprai. Se riuscirai a immettere per 4 secondi l'aria e farla uscire per 12-16 secondi tutti i giorni, riesci a mantenere bene la contrazione e l'espansione laterale delle coste. Altri consigli non te ne do. Perfetto, Sono grazie contento veramente, mille. grazie a te.